Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Keyforge, che in realtà sono una serie di video. E comunque, prima di tutto bisogna ringraziare Rosso 5, Bar di Cesena, link in descrizione. Sì, vabbè, c'è anche il simbolo qui. Faccio la valletta. Sai, la cosa divertente è che voi vedete il simbolo, noi no, e quindi è una cosa molto divertente per noi quando lo dobbiamo recitare. Comunque, ringraziamo Rosso 5 per quello che fa, fa veramente dei tornei molto belli, c'ha cioè, un clima notevole. Molto e piacevole ci siamo, e ci divertiamo molto. Infatti ci andiamo a giocare ogni tanto. Io anche perché sì, per allenarmi, per allenarci, anche sono tutti molto simpatici, sì, e molto ben disponibili, soprattutto anche e soprattutto i proprietari, quindi vi consigliamo di andare anche solo a provare. Comunque, questo è il torneo, lo Store Championship. Il formato del torneo era un sealed sopravvivenza, se sì, non sbaglio, con doppio mazzo. Anche se era una tipologia di torneo leggermente diversa. Comunque non ci dilunghiamo, vi lasciamo alle partite. Link in descrizione per Rosso 5. Link in descrizione per Rosso 5. Sì. Buone partite. Vai. Bene ragazzi, abbiamo cominciato. Quarti di finale. Scusate se la qualità non è ottima sul tavolo, ma adesso vedrete che migliora. Molte molte ombre per il nostro Michelangelo. Mazzo Logos di ombre, molto molto ignorante, e Cesare invece ha un ombre Marte selvaggi. Esatto. Non mi ricordo a memoria i mazzi. Lui ha mulligato per colare una carta in mano e parte signor Cesare con Sanctum, Sanctum con la bella carta che non ti permette di raccogliere, mentre l'altro gioca il terrore. Il terrore, se lui non terrore, dato che non possiede Ember, se ne farma due. Un ottimo inizio per non Cesare ma Michelangelo. Esatto. Cesare di nuovo ombre. Quella Alfa spara due danni se Alpha lo uccide. Alfa spara due danni se lo uccide, torna negli archivi. Poi gioca quello, non mi ricordo, Cinturulex. Purtroppo sì, si vede male nei primi momenti di gioco. Esatto. No, non è Cinturulex perché non ha rubato. È un'altra carta che purtroppo non mi ricordo. E quando raccogli rubi, uno se il tuo avversario ha più. Ah, ok. Più di tanto. Non lo ricordavo. Anche per il buon Michelangelo Ombre. Esatto. Ombre gli tira una brutta carta che gli dice: se hai le carte Sanctum, le la puoi curare una. Scarta una carta Sanctum dalla mano del tuo avversario. Oh, è pura, era? Sì, sì, è pura. È pura. E quindi adesso la stai rileggendo per conferma. E lui gli deve fare della mano, quindi gli ha scartato una bellissima carta della mano. E dice: questa cioè, è l'epurata so proprio. Esatto. Sì, fa, dove no, ma l'ha chiesto a noi voi. Sì, la videocamera dà sempre fastidio a tutti. Ovviamente. Sega le gambe al poveretto che gli dà molto molto fastidio. Con cose sussurri. Fa, sì, io tengo due ember perché te lo spacco, più le ha un ember stampata. E poi esatto, gli tira quell'altro che gli pulisce quasi completamente il campo. Sacrifica, diciamo. E ovviamente gli spacca la signorina là che è una rompiballe, più quello che è in campo. Gioca ovviamente il signor grosso. Quello grosso. Sì. Quello che a noi sta sulle balle in maniera disarmante, però e l'altro invece gli ha tirato una truffa e conclude così tranquillamente il turno. Adesso tocca di nuovo a Michelangelo perché ricordiamo che truffa Michelangelo truffa ti fa concludere il turno. Logos, Dr. Bottom, biblioteca, e l'altro non può attaccare nel suo turno. Anche se in realtà non serviva tanto, è più per ciclare. Ha diverse carte selvaggi in mano. Con una bella combo in mano, se no. Un bel farming di Ember. Vediamo un po'. Adesso qui si è controllato il cimitero. Ma è fatto apposta questa cosa. Sì, sì. Pensavo fosse un errore della webcam. No, invece no, è lui no, che ha aggiunto la lucina per sì, dire. Sì, per dire, guarda, ha guardato il cimitero e facciamo ci prima così. 6 anni. Per... Sì, allora ho deciso di partire. Beh, giustamente, essendo una partita importante. Va bene, sì, 4 ambre farmate, 2 per il suo avversario. Una per il suo avversario e 2 lui. Ah, giusto, è vero che non è quella più grossa. Sì, poi spara tutti quanti i 2 danni con una delle nuove carte che a me piace tantissimo, che è entrata un po' in sinergia con quella che spacca tutti se sono danneggiati. Adesso li forma dei danni a Gogo. Vediamo cos'altro succede. Dice, io ho tantissime ember. E poi passa così, dice. Termina. Gli scoiattoli. Gli sono belli. Poi con la carta che dà più 2 a tutti quelli di fianco, ma non è male. Non dà più 2, quella lì dice tutti quelli sulla destra o sulla sinistra, non mi ricordo. Hanno schermaglio e illusione. Sono 2 carte che vanno in sinergia molto molto bene e molto buone dei selvaggi della OA. Michelangelo dice, va bene. Ritorno Logos, pesco una carta con la biblioteca, raccoglie Volga con Dr. Bottom. Sì, e glielo dà lui perché è costretto dall'effetto esatto, di lui. Esatto, dall'effetto, ogni volta che raccoglie una sua creatura vanno su di lui. Dice, va bene, tu hai tante ember, quelle che mi dai, perché la quando carta forgi il resto me le dai a me. Dato che forgia, una sola. Perché aveva 7. Va bene, aveva 7, vabbè, uno però è meglio di niente. Comunque anche Michelangelo è in check. È in check anche lui. Ha 7.
Però sapete com'è, con le ombre non si sa mai. Hanno entrambe ombre nel mazzo, quindi è facile ribaltare una partita o tenerti sempre sempre lì sulle fai spine. Fai conto però, di solito quelli della vecchia espansione sono più forti. Quindi devi ragionare... Sì, bisogna vedere un po', è sempre molto complicato gestire. Questo è della nuova, sì, uno, cioè il mazzo di Cesare è della nuova, invece il mazzo di Michelangelo è della vecchia. Sì, della vecchia, giusto? Della vecchia, esatto. No, perché potevi scegliere uno della nuova o della vecchia. Hanno, cioè, vabbè, giustamente, formato, te potevi prima scegliere i mazzi che volevi o della nuova o della vecchia. Però è tutto Sealed, quindi è molto random. Sì, sì, è casuale, esatto. Ovviamente qui vediamo i mazzi migliori e la scrematura che ha portato alla finale. Michelangelo addirittura, questo è il suo primo mazzo, non ha ancora perso una partita. Esatto. Ne aveva vinte qui 5-6, 5 sono sbaglio. Sì, 5, perché dopo viene eliminato con quel formato. Comunque dopo mettiamo il link in descrizione. Va bene, comunque stanno giocando Selvaggi, attacca Dodger, no? Attacca Dr. Bottom, gli dà più fastidio effettivamente, esatto, l'effetto di Bottom. Adesso fa una cosa tremendo, bellissima. Lui si schianta quello per riprenderselo in mano. Sì. Per quella carta. E ha poi usato anche quella degli artefatti, esatto, però penso che l'abbia buttata giusto per l'ambra, perché purtroppo... No, no, ce l'aveva... Michelangelo aveva la biblioteca. È vero, gli ha spaccato anche la biblioteca, gli scoiattoli che prendono una discreta potenza, tra l'altro, sì, sì, e danno questa qui è la tizia, la volpe, da più due forza a quelli che stanno sul lato, e gli scoiattoli in più prendono più uno forza, esatto, per ogni ambra. Io ripesca, sì, e vedo che ha molte carte ombre e molte carte ma cose, non ha Selvaggi, che invece sarebbe quella che gli conviene chiamare, esatto, quindi va bene. Michelangelo forgia molti dici in mano, vediamo, e anche ombre, e anche ombre, esatto, vediamo un po', sì. Comunque è stato un bel torneo, mi sono... noi avevamo detto la quinta, sì, ma mi sono... Molto bella la community, cioè la community là, mi piace. Ci piace la community di Rosso 5, ricordiamo, il link in descrizione se volete e passare a salutarci e a giocare. Ombre, come immaginavo, sì, ovviamente attacca la signorina che dà abbastanza fastidio, dato che aumenta in, sì, maniera brutale la potenza, terzi, d'attacco di tutto il campo del nostro buon Cesare. Alla sua... destra. Alla sua destra, giustamente, sì, però dato che tu puoi giocare a sinistra o a destra, chiaramente le giochi tutte a destra, non è che le giochi dalla parte sbagliata. Due artefatti molto molto carini, entra, la prima entra pronta e il maglio che dice cattura uno. Dice sparo due danni ai due danni agli scoiattolini. Cattolini che perdono, in questo caso, due di vita, ma uno anche perché li rubo un Ender. Anche più uno di, ma anche uno di forza. È il problema degli scoiattoli, che è sempre un rischio quando hanno dei danni. Esatto, lui gli ha messi due just e tutto, gli dice adesso cosa faccio? Hai qualche Sanctum, hai qualche ombra. Lui adesso... Io giocherei Sanctum forse per aumentare. Sì, dice, esatto, ti stordisco qualunque, tanto non hai nessuna carta. Ide, non sai neanche in campo. Stordisco gli artefatti. Qui, secondo... quello è quello che è azione cattura 2, se non sbaglio. Sì, esatto, è l'illusione. Con l'illusione, esatto, un buon Sanctum. Ed entra pronto per effetto di sigillo di velocità. Esatto. Raccolta con lui che non mi ricordo mai come si chiama. E anche l'altro. Dice, vabbè, adesso l'ho ripristinato. Io ti dico, non avrei ripristinato lui, ma avrei ripristinato l'altro. Per riuscire a fottergli l'ambra, ma non serve perché tanto non è ancora pericoloso. Boh, quindi non lo so, io l'avrei cavato dal check, se allora, sempre no, meno. Ma non è in check tanto, sono in check. Sì, però rendono in meno. Adesso lui dichiara di... Io no, spacco, perché finché non sei in forgiatura terza chiave, cioè io comprendo la sua azione, perché finché tanto non è in forgiatura chiave, non è in un proprio in un, una posizione di pericolo per la chiusura della partita, non ha senso che tu vai a massacrarti per a sprecare la possibilità di raccogliere un'ambra, ad andare in check più io invece l'avrei cavato. Vabbè, non so, Diz ha spaccato il nostro, il Sir Rompiballe, che non ti permette, sì, sì, di raccogliere perché ti inculo ogni volta l'ambra quando raccogli, esatto, e lui dichiara i suoi amati Diz per recuperare un Diz, recupera un terrore per giocare e basta, però ha diverse carte Diz in mano, intanto vale utilizzarla per fare le cose. O la scartavi? Tipo, tu sei comunque la gratis, già penso. Sì, non so, comunque una creatura in più non fa mai male. Sì, avere, sì, un alleato in più in campo non fa mai male. Ah, forse non aveva proprio creature. Allora, non che gli è girata mano abbastanza male. Perché dice, comunque... va bene, picchio. Esatto, è tornata dritta. Mena. Fa picchio lui. Sì, picchia quello 5 perché immagina che può recuperarsi in qualche modo. Ah, Ceretta notevole. Ceretta è buona come cosa. E l'ha cavato dal check. Ah, poi quella che l'ha potenza. Pericolo 2 e più 2 forze. Quindi è un 6. Sì, è un 6 con pericolo 2, quindi può arrivare ad imporre un massimo di 8 danni, non è male. E in più si è finito completamente la mano, quindi ha ripristinato completamente la sua mano, anche se di una carta in meno per via del vincolo di Alstic. Esatto, non è male. Comunque è ottimo perché adesso ha un campo che può discreto sfruttare. Che può sfruttare. Adesso ha giocato anche Toxie. Adesso questa è la mano di Cesare, che ha tanti Sanctum interessanti. Io avrei forse giocato prima Toxin, così portavo l'avversario a 5. È l'unico motivo.
No, però così lui ha raccolto e così è andato in check, se ci pensi. Perché se no non poteva raccogliere. Adesso dice, va bene, guardiamo il cimitero tutto quanto, si Ci controllano la guardano in mano. cimitero a continuazione loro, Dice, cioè devono giocare bene, sono sì. professionali. Sì, Un altro di quelli, ma che due balle! Ma dice, va perché mi devi bene. dar fastidio? Esatto, vedi, gli ha cavato il Ma toxin il toxi subito. dà fastidio se non... Sì, perché ti dà un controllo di mano e se ti controlla la mano è un bel casino. Carino lui è molto carino. Catturo 2 quando entra in campo e se non sbaglio azione puoi spostare uno da sopra di lui nella tua riserva? No, lo perdi, non mi... Oppure lo sposti da lui. E in più gliene ha fottuti altri due con quella che ha giocato prima con Elusione. Bene, si Madonna, ne ha, rifornisce la quanti ne mano. aveva? Ne ha tre. Di quelle che se lui l'ha bloccato tantissimo. Adesso attiva Wormhole, vediamo. Wormolino, Entra, vediamo. carina, però è Dente d'argente peccato. e si è fottuto da solo il sigillo di velocità. Esatto, peccato, peccato Vabbè, davvero. quella non mi ricordo come si chiama, un'altra biblioteca. È quella che è in E ginocchi termina. E che termina così. dice che diventa sul fianco la tua creatura e peschi anche uno. Sì, esatto. La tua Quindi, creatura viene considerata su un lui fianco e ha nell'altra raccolto pesca partita andava 1. molto in sinergia col dottore che ha Vabbè, sì, ucciso perché tu avrai così pescavi due a dottor turno. Bochtom, se non sbaglio, si Dottor chiama. Botto. Dottor Bochtom Botto. si chiama, se non sbaglio. Adesso lui vediamo. Vediamo come risponde. Purtroppo il nostro Michelangelo sembra un po' più in difficoltà. Di là ha una discreta campo di Sanctum che è sempre rognoso da Miasma. gestire. Miasma, miasma, miasma. Cosa gli giocherà Dice, male? mi fai vedere il cimitero Fammi che... rivedere il cimitero che l'ho appena Dice, visto. guarda, Un mi sa che altro. uso, alzati. Alzati, ehi, alzati, è Riprende selvaggio, tosto. ormai riprende Ah, per selvaggio, se non mi forza, così ricordo. li può giocare tutti. Madonna, che... Guarda qua. Questa è una Ne ha combo solo sgrava, anche due, ma... perché ha ripreso quello che dà più due forza a tutti. Più due forza a tutti con tutti i Sanctum che c'ha, più gli scoiattoli. Beh, è un campo di Dice, va veramente un bene, campo attengo forte. due per lui. Poi guarda, io l'ho vista l'azione, è Prende bellissima. più forza, gli scoiattoli prendono ancora più forza. Raccoglie perché di prima dice, va bene, adesso Raccoglie e raccoglie. prendono ancora più forza. Raccoglie con gli scoiattoli di Aspetta, dice, nuovo. va bene, me li faccio prendere in mano tre creature. E si riprende tutto in Io, mano. e dice anche lui, se stesso, che l'ha appena giocato, e così. Anche quello lì, così si può formare un'altra ambra. Altre Altre due ambe. E due gliela dà ender, una, lui scusa. dice, Vabbè, va bene, io... tanto è in un vantaggio strepitoso e l'altro non ha metodi per E rubargliele. A poi... quanto pare, adesso non abbiamo più visto la Charette, mano. Vabbè, di nuovo Charette, Charette, però gli però fanno non solo tre. basta. Però non basta e non credo che altre dis. E in più dà più due forza a tutti perché non si sa Fa, guarda, mai. qui è un casino, teniamo i dadi, Esatto, perché che fa... non si sa mai. Purtroppo Dice lì hanno dovuto usare i dadi per forza. Lui adesso ha molti dis, se noti in mano, Sì, però ma non ha niente i dis non ti permettono di rubare. Cioè, non così tanto. C'è Charette che ti cattura 3, ma di... Ha la frusta, però avendo una board è così. lenta. La frusta però non gli permette di bloccarlo subito, può bloccarlo il turno dopo, ma non è così detto perché comunque avendo un campo così buono, Cesare può permettersi di farmare moltissima ambra. Gli ha Ecco, rimbalzato tutto in mano. quella è un'ottima strategia. Quella è un'ottima strategia. Potrebbe Per fortuna avevo. essere una discreta svolta perché comunque l'altro gli toccherà chiamare o Sanctum o Selvaggi per riuscire a Esatto. recuperare un pochino di ambra. Charette, chiaramente. Sì. E poi giocherà sicuramente la frusta per portarsi in vantaggio. È in check, sono tutte e due in check clamoroso che fanno Lui quasi dice schifo. raccolgo Imp. Imp, che non si sa mai. Io l'Imp me lo sarei schiantato. Come fai a schiantarti? Perché lui entrava pronto. È vero, entra pronto, Io attacca. prima avrei Ma attaccato, l'altro, sì, schiantato. ma hanno tutte e due ombre, ti ricordo, nel mazzo. Quindi, se si ricordava, aveva forse paura di un troppo da proteggere. Perché ti ricordo che nel No, Sealed non ci si guarda la lista, quindi non esatto. puoi saperlo. Se Sì. ha un too much l'altro era un bel Vai, problema. controllare i deboli. Gli dice una casa che non mi ricordo Mi quale. sembra, Adesso beh, sicuramente comincia a dovrebbe dichiarare contare. ombre. 6 e si forgia la Non seconda conviene Umbra, già finale. se ci pensi la giocate poca. Ne ha giocate poche, ma gli sarebbe convenuto perché non aveva tanto da rubare. Io avrei chiamato ombre anche se era un grosso rischio. Per me, mi sembra che, da, se non mi ricordo male, ha Ma o chiamato. se Dichiara Sanctum. Io Sanctum, non quello avrei. sempre che cattura 3, l'altro che è Sir Marrow Esatto. si chiama, se non sbaglio, Sì. mi è venuto in mente Lui qui, adesso. secondo Doppio me, Sir si Marrow, dimentica una cosa che la importante. prima entrava pronto, ma a me sembra Esatto. che abbia raccolto con quello che cosa 3 o No, no. no, lui era qua. Era 5. Per Quindi me può no. darsi che Mi si sembra di siano, si sia, può dimenticare. essere che si siano dimenticati l'effetto di sigillo di velocità. Comunque, Mi sembra, non ne sono sicuro. forgia la seconda anche Michelangelo. La partita è Scusate. ancora aperta, siamo a 5 ambre per Cesare e 3 ambre per Michelangelo. Tirata, eh? È abbastanza tirata, comunque sono le ultime fasi della partita, adesso è indeciso se giocare chiaramente Sanctu Logos o Ombre. Penso Ombre. Lui adesso dice, va bene. No, No, Logos. Logos, perché? Vuole Perché? pescare. Perché ancora? Anche se io avrei giocato comunque Ombre perché
Ricordiamoci, i selvaggi, dato che nessuno dei due conosce la lista dell'altro, il selvaggio potrebbe avere un carica della chiave tattico. E quindi lasciarlo a 5, dato che nelle muove c'è molto. Dato che ha 5 ambre, è sempre pericoloso lasciargli a 5, 6. Lasciargli tante ambre. Meglio vuole sempre spaccare tenere quello che gli deve cedere 2. Dice bene, bene, frega troppo. Va bene, attacca, pesca uno per via di coso. Non vediamo ormai più i... Ha giocato quello dei logos sempre che mi piace. Un'altra biblioteca, può darsi? Ah, no, 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 è archivio una carta. No. Ok, niente di particolarmente intenso. Però passa e ha una bellissima mano ombre. Così può salvarsi in caso il prossimo turno vada troppo. Lui non è mica messo male. Anche. Anche cosa non è messo male, può continuare a farmare. Adesso vediamo un po' cosa decide di giocare. Ovviamente taglio tattico perché ci mettono sempre 6 anni. Vabbè, ora. E beh, raga, bisogna tagliare queste partite perché. Fa tutti quanti 2 danni. Selvaggi, 2 danni a tutti. E dato che i suoi Sanctum hanno quasi tutti armatura, se ne. No, no, i suoi non li fa, li fa solo i nemici. Cioè. Ti stai sbagliando carta. Ah, è vero, vero, vero. Scusate, tutte le creature nemiche. Che per me è bellissimo. Sul fianco, tutte. Tutte. Due sul fianco e una centrale. Ah, ho capito che carta è. Non me la ricordavo. Il nome. È vero, non me la ricordavo. Infatti, Limpo non è morto. È stato bravo. Con i batechini attacca, così si fa 4 danni, ma recuperando 3 ambre prende altra forza. Guarda, sta contando, fa, guarda quanto ce l'ho grosso. C'hanno gli scoiattoli gigantissimi. E poi dice, vabbè, tanto tu sei sotto. Si farma altre ambre. Perché penso che non abbia notato che lui non può forgiare fuori casa, e poi si ripotenzia tutti e dice, va bene. Adesso metto più 2 a tutti, un attimo. Tocca l'altro, e tocca al nostro uomo Michelangelo, che ha le ombre. Ma non so se ha abbastanza roba. No. E qui è necessario un too much. Purtroppo quando hai dei livelli così alti che mi sembra non ce di ambre, ti tocca avere un too much o qualcosa che proprio gliene fotti. Guarda, anche il cimitero sa qualche soluzione e tutto quanto, ma mi sembra di no. Proprio non ce la fa proprio. Non ha sufficienti non ha modi per gestire l'avversario. A Magma, ma Ruby 2, ma... Non... Magda sono 2, però lì ce ne sono da rubare. Quanti sono? 3, 6, no, Magda è 4, cioè, 2, 9, 10, 2. Magda ruba 2 e quando muore l'avversario ti ruba 2. Comunque dovrebbe, per riuscire a cavarlo dal check muore, deve fregare 5 o 4 e aumentare il costo della forgiatura, ma è impossibile. No, sta facendo con la botta i di Diz, con i Diz può aumentarglielo fino a 9, ma non ha modo di rubarglielo. Dice, vabbè, prendo l'archivio per vedere se non qualcosa. Un archivio. Anche ecco qui, se si teneva in qualche maniera l'alzati sarebbe stato ottimo perché... Cioè, prova a pescare e vediamo se ho qualcosa. Dice, no, aveva per ultima la biblioteca. Cioè, era l'accesso che gli sarebbe servito molto prima per avere un però adesso più... in teoria potrebbe riuscire. Ma non ha tante logos in mano. Lui sta tentando, non so cosa stia tentando in realtà, di ripescare dritta. Ricordati che ha Wormhole, quindi può fare Wormhole, Charrette, cerca di rubartela. Ha pescato. Vedi, pesco. Adesso vediamo. Ah sì, lui pesca, ma dottore, pesco. Dottore Scotera, pesca. E dice, va bene, attacco uno, proviamo pesca. A pescare. Però logo non li ha visti. Non ha visto carte logo, dice, va bene, pesco. Pesca, dice, vabbè, non ho niente di logo, non posso vantare.